12:04, rientriamo in diretta. Abbiamo con noi Rinaldo Boccardelli, caro il mio Riccardone. Ce l'abbiamo, è con noi. Rinaldo, buongiorno. Ciao. Buongiorno a te, grazie di esserti offerto, non è vero, offerto cosa? Di aver accettato gradevolmente la mia richiesta di disturbo di questa mattina. Peraltro prima o poi mi denuncerete perché io vi scrivo sempre troppo presto, mi rendo conto. Il fatto è che mi alzo alle 5, quindi da un po' penso, vabbè, intanto scrivo, prima o poi mi manderanno tutti quanti a quel paese. Però vabbè, l'importante è che sappiate che potete rispondere comodamente con i vostri tempi. La notizia oggi, Rinaldo, è che non ci sentiamo dopo la squalifica di un romanista. E questo mi sembra che è una notizia. Sì, visto? È vero, adesso mi hai fatto ricordare che ecco. Ci sentiamo sempre all'indomani di sì. Qualifiche non normali, poi peraltro qualifiche per le prove TV, esatto, non volendo le ultime due volte sono state dopo la squalifica di De Rossi e dopo quella di Mattia Destro, esatto, per ora sono esatto. Tutte e due ritiro nazionale, per cui al limite possiamo parlare del pronostico. De Rossi ormai è una colonna in casa nazionale, secondo te Destro ce la fa a rimanere oppure Rossi sta prendendo vantaggio? Secondo me alla fine terrà Rossi. Dici, così, ma è una sensazione, perché non seguendo io da vicino la nazionale, no, non certo. Posso, ti chiedo solo non un commento. Posso vedere bene le condizioni esatte di Giuseppe Rossi, però l'idea che, essendo l'Italia un paese di scaramantici, neanche il CT sfugge probabilmente a questa regola, avere un Rossi in un mondiale è meglio forse che avere un Destro, secondo lui, insomma. Secondo me, tra l'altro, se Destro deve fare il turista in Brasile, forse è meglio che sia tranquillamente, si riposi tranquillamente per iniziare finalmente una stagione facendo tutta la preparazione. Ah, su questo siamo perfettamente d'accordo. Sì, certo. Parlo in chiave Roma, perché rischi di avere un Destro che al mondiale gioca poco e niente, e poi di ritrovartelo ai primi d'agosto praticamente con la Roma, quindi saltando tutta la tournée americana e quindi di nuovo un pochino in ritardo rispetto agli altri. Bravo. In chiave Roma, poi è chiaro che Destro da per quanto lo riguarda personalmente spera, chiaramente ci spera di restare nei 23, insomma è legittimo. Questo ci mancherebbe, chiunque lì insomma sta lottando per una maglia, almeno gli insicuri, poi ci sono quelli che sanno di essere già delle colonne proprio del gioco di Prandelli, quindi non temono nulla. Visto che si parla comunque tanto di Roma, torniamo un attimo in casa nostra, Rinaldo, perché in questi giorni ci sono pagine di fuoco, no? Giustamente, a fronte di fatti che si capiscono fino a un certo punto. In realtà avevo appena iniziato a dire, adesso ho finito il campionato, finché non c'è qualche trattativa di mercato un po' più cospicua, più cicciotta e anche più reale, si chiacchiererà, sarà il momento delle interviste, degli approfondimenti, della Marcord verso il mondiale eccetera, neanche il tempo di annoiarsi un attimo, che Benatti ha deciso di fare un'intervista che poi ha smosso un po' tutto negli ultimi giorni. Sì, no. Poi tra l'altro, quando mi viene da ridere ogni tanto, io ascolto le radio un po' così a macchia di leopardo e soltanto in alcune situazioni, magari quando sto in macchina, ma spesso sento che veniamo accusati i giornalisti, soprattutto quelli della carta stampata, sì, di un po' di inventarsi le cose sul mercato, di partire immediatamente con il mercato e via dicendo. A parte il fatto che poi in realtà tutti aprono i giornali e commentano la mattina quello che c'è scritto sui giornali, sì, e quindi altrimenti fate altro, no? Se avete altro da fare. Però voglio dire, adesso ci pensano gli stessi protagonisti a darci delle cose reali su cui parlare, sia i giornali, sia le radio, sia tutti i media. Devo dire che Benatia in questo senso è stato di un tempismo clamoroso, ha dato da parlare a tutti, chissà fino a quando poi, perché adesso chiaramente dopodomani Sabatini farò la conferenza stampa e l'argomento principe sarà sicuramente quello. Probabilmente, io non so come sia nata, ma mi viene da pensare anche che sia stata indetta proprio per questo argomento, quasi, perché poi non c'era forse neanche bisogno di parlare in questo momento da parte della società che aveva parlato un po' random tra un'intervista e l'altra, tra un evento e l'altro, però con tanta serenità dopo un'annata comunque ben condotta in attesa di un mercato un po' da gestire, però non c'erano grandi nodi. Poi dopo queste giornate, tra commenti, probabilmente accuse, scetticismo e nervosismo, si sono forse sentiti di dover chiarire qualche punto anche. Guarda, dopo le accuse del calciatore, io ti dico che prima di Benatia, chiaramente parlando con qualcuno della Roma, avevamo un po', non chiesto, avevamo detto, ma perché non fare un punto della situazione sul mercato, perché in effetti già finito il campionato in 10 giorni si sono sparati 1000 nomi, sì, e poi Sabatini fa sempre catenaccio, e loro hanno detto, ma in effetti magari un punto, e poi chiaramente se ne riparla a fine mercato, figuriamoci, sicuramente non è che Sabatini può fare il punto ogni settimana,
Quindi c'era una minima idea di fare un punto, c'era, ma la cosa di Benatia poi è chiaramente consigliato alla Roma di unire le due cose e probabilmente di rispondere, di dare la sua linea, perché se Benatia si è esposto così pubblicamente, la Roma dovrà in qualche modo rispondere, insomma. Pensi che sia una frattura non sanabile? Cioè, quando un calciatore si espone così intanto con questi toni, non maleducati, però comunque accesi, insomma, in qualche modo è passata della stizza, no? E anche è stato sottolineato nella seconda intervista, soprattutto, un qualcosa di promesso verbalmente di non mantenuto, quantomeno rispetto a quello che ha pensato di percepire o di comprendere Mehdi Benatia. Guarda, io divido la questione in due parti. Sì. La prima parte, che è molto legittima e molto, tra virgolette, normale, è quella di un giocatore che ha scelto di venire da te, che ha fatto una grandissima stagione, che vuole l'aumento di... Tutto giusto, tutto legittimo, perché stiamo parlando di cose private tra un giocatore e una società, praticamente. Però nel momento in cui Benatia mette tutto in pubblico, allora le cose cambiano, perché secondo me Benatia tutto quello che ha detto poteva tenerselo tra sé e sé, comunque parlarne, continuare a trattare con la società, no? Magari arrivando anche a luglio, a fine luglio, le trattative sono così, insomma, cioè poi si avvicina oppure c'è una rottura, però secondo me si deve fare tutto non in pubblico, devo dire. E nel momento in cui Benatia pubblicamente dice quelle cose, è chiaro che lo scenario cambia, anche perché la Roma ne ha un danno di immagine, anche di valore del giocatore, e poi l'esposizione è stata, sì, come dicevi te, al limite della maleducazione, insomma. Tra l'altro, facendolo pubblicamente ti esponi al giudizio di milioni di tifosi della Roma, ma anche di altri sportivi, quindi mi è sembrato un vero passo falso questo, io non me l'aspettavo assolutamente, cioè denota ad essere proprio tranquilli, una grande ingenuità, voglio dire. Ma infatti è quello, perché lui poi ci ha raccontato di essere uno che è abituato a dire quello che pensa senza filtri e va bene così, e quindi io fino a qui ci sto, per carità, però da un giocatore che un mese fa mi dice io mi sento tifoso della Roma, sto bene qui, voglio stare qui, da un giocatore che ci racconta che 5 giorni fa gli sono arrivate le chiavi di casa, quindi comunque io non metto in discussione l'amore che provi per questo posto, comunque il piacere di esserci, mettiamo così, perché poi amore è una parola sempre un po' troppo importante e si usa troppo spesso, però il piacere di essere qui, di vivere qui, di anche perché a Roma si sta bene, poi diciamocelo chiaro, soprattutto se sei una categoria, no, avvantaggiata dalla vita rosea che conduci, diciamo così, forse se triboli nel traffico un po' meno, però in quelle condizioni è un bel vedere. Stona proprio con invece la Credine, che è uscita fuori da questa intervista, peraltro giocatore che io mi sono sentita anche un po' di difendere dai commenti che noi conduttori siamo abituati a rileggere poi sui social network piuttosto che nelle dirette o nei messaggi, perché poi qui a Roma schizza l'embolo facile, quindi sono tutti quanti infami e devono andarsene a morire ammazzati da qualche parte. No, bisogna mantenere la calma e la freddezza. È chiaro che lui a livello privato, senza farlo sapere a nessuno, poteva anche andare un po' in attrito con la società, no? Ma è una trattativa che ci sta, un giocatore che fa un grandissimo campionato e che sicuramente avrà richieste da top club europei, va lì e dice guardate, mi cercano i top club, a me qui mi piace stare, però lì mi danno un'offerta clamorosa, che facciamo, che non facciamo, aumentatemi lo stipendio, cioè si fa nelle segrete stanze, no? Non si fa né in pubblico e né in quel modo, voglio dire. Ma infatti che poi l'unica cosa contestabile, perché per il resto sappiamo che anche altri giocatori stanno andando in qualche modo a cercare una limatina. Sicuramente gli agenti quando parlano con Sabatini non provano. È che fanno tanti giri di parole, ci provano e basta, insomma, e conducono una trattativa che poi può durare anche fino a Ferragosto, perché non è che c'è tutta questa fretta. No, neanche è cominciato il mercato. Io però vorrei dire una cosa in questo senso, che la cessione di David Luiz va in un certo modo incontro alla Roma, perché ti spiego. Diciamo Benatia vuole il suo stipendio triplicato. Benissimo, allora vuol dire che è triplicato anche il suo valore, giusto? Sì. Allora la Roma l'ha pagato 12, vale 36. Quindi caro Benatia, benissimo, hai fatto una stagione stupenda, ti vogliono i top club, però ti senti veramente la metà di David Luiz? Io penso di no, penso che Benatia possa valere David Luiz. Sì. Quindi portaci uno che con 40 milioni, c'hai ragione tu, sei bravissimo, sei fortissimo, ti danno tantissimo. Però se ti danno tantissimo vuol dire che vali tantissimo, quindi portami il Manchester City o chi per lui con 40, 45, perché allora la valutazione è quella, cioè non puoi fare furbo che ti vai a prendere uno stipendio da top player
essendo ceduto da Scarpina o quasi, cioè, delle due l'una, insomma, o sei veramente un top player e vali tanto, come David Luiz che ha messo un punto, no? Sì. È incredibile, perché pure troppo, insomma, la valutazione di Luiz, ma comunque altissima, oppure te ne stai tranquillo qua, io ti faccio il piccolo aumento e vivi tranquillo e contento, insomma. Sì, peraltro un aumento che lo equipara un po' a Leandro Castagna, che appena ha firmato per 1,8 più bonus, eccetera, eccetera, quindi dovrebbe essere abbastanza in linea poi con probabilmente i tetti societari, che non è che adesso di botto da una stagione buona escono miliardi per tutti, sia anche insomma per il valore di un giocatore che sì, si è comportato bene, ma poi insieme alla squadra deve anche cercare di arrivare a qualcosa di più riguardo ai risultati. Tra l'altro, non contenti, mai paghi, ieri esce pure questa voce, insomma, di una trattativa già impostata col City, ora tutta da verificare, insomma, ce ne ha parlato Sky, ce ne parlano i quotidiani. Pensi tu che la Roma potrebbe, come atto di forza, come oggi insomma in via ipotetica scrivete anche sul vostro quotidiano, dire: senti, sai che c'è, è bello di casa, hai 4 anni di contratto, stai qui, neanche parliamo più di un conguaglio, perché non te lo do, ti prendi 1 e 2, stai qui 4 anni e punto, poi se ti va bene bene, altrimenti ciccia. Certo, questa è una posizione estrema che la Roma secondo me deve mettere davanti al giocatore, secondo me però anche con l'altra cosa che ti ho detto io, del tipo: visto che vali così tanto, che sei così bravo, noi ti equipariamo ai più grandi difensori del mondo, quindi David Luiz è uno di questi, tu vali quanto lui, ti cerca un top club, digli al top club che ci porti quei soldi lì. Quindi altrimenti giochi resti qua nella Roma e non ti facciamo nemmeno un euro d'aumento, chiaramente. Esatto, e anzi, insomma, sii contento che giochi la Champions, perché potevi essere anche da un'altra parte, tipo all'Udinese dove eri l'altro anno, e non giocare proprio un bel nulla, tra l'altro. No, ripeto, è proprio la strategia sbagliata di Benatia, perché io lo capisco che a 27, 28 anni lui magari punta al contratto della vita, bastava non uscirsene pubblicamente e dire alla Roma: guardate, mi capita questo, mi danno 4-5 milioni a stagione, vediamo cosa si può fare, cerchiamo, al limite ne guadagnate pure voi, cedetemi, cioè, ma questo si fa tutto, ripeto, tutto in privato, non si fa in pubblico, e in quel modo poi. Questo è quello che probabilmente li farà giocare, insomma, il buon umore della Roma, che magari avrebbe anche avuto nel trattare. Che pensi della nuova maglia, Rinaldo? Ti piace? Molto bella, devo dire che era molto bella anche quella di quest'anno, mi piaceva molto quella di quest'anno, sì. Molto bella quella della Nike, che tra l'altro ha anche un valore un po' simbolico e commerciale, nel senso che segna l'inizio di questo contratto decennale con la Nike. Mi piace molto, mi piace ancora di più l'altra, devo dire, quella bianca, quando anche a me presentata. Anche perché mi ricorda la Roma che vinse la Coppa Italia, mi ricorda una Roma molto meno forte, ma molto bella, una bella Roma, quella di Peirò, Capello, Landini, e ancora prima di vari Mugliesan, Johnson, qui mi rivelo un po' vecchio, però. Vabbè, ma insomma, no, è solo tanta memoria. Gli anni 60 erano belli. È che già 60. Da piccolo eri un sacco recettivo, questa è l'unica verità. In più c'è quel lupetto sul petto che è proprio bello, dai. Sì, decisamente. È una bellissima maglia quella, e sono contento che l'abbiano riesumata, chiaramente non cioè in chiave moderna, assolutamente. No, infatti la seconda mi piace tantissimo, adesso sono curioso di vedere anche la terza, che sarà sicuramente nera e coattissima, quindi aspettiamo con... Normalmente la terza, non dico che la sbagliano, ma fanno una cosa che un po' che tu dici: oddio, che maglia è questa? Eccessiva. Sì, no, se tu ti ricordi un po' le maglie della Nike quando c'erano del Barcellona, sì. Le terze maglie erano un po' tremende, strane, voglio dire, perché tendono a farle strane, no? Cioè un po' sui generis, però... Noi siamo tranquilli che le prime due sono bellissime. Sono strepitose, sì, ci piacciono un sacco. Chi deve prendere la Roma per andare meglio l'anno prossimo, per essere dignitosa in Champions e puntare allo scudetto? Se tu potessi scegliere oggi, avessi in questo due potere. Secondi. Io prenderei un esterno d'attacco tipo i Turbe. Prenderei un centravanti simile a destro, che se la giochi con destro. Prenderei un terzino sinistro molto molto forte. E poi Benatia, se non resta, se resta Benatia va benissimo, e poi un corollario di difensori buoni intorno a lui, a Castan. Se invece non resta Benatia,
lì la cosa si fa dura. A me piace molto Mangalà, ad esempio, sì. Che è un bestione del porto. Direi uno che si sposi bene con Castan, assolutamente. E comunque, e poi in assoluto migliorare la rosa anche a livello quantitativo, perché sì. quest'anno si è visto che la Roma nei 13-14 era fortissima, poi nei 16-17 un po' meno, e quest'anno invece i 16-17 ti servono, perché soprattutto fino a dicembre, speriamo anche oltre, la Roma deve giocare spesso 3 partite a settimana. Se tu ci fai caso, se vai a rivedere quest'anno, quando la Roma ha dovuto fare le 3 partite in settimana, una non è che l'ha sbagliata, però ha sempre avuto qualche difficoltà. È vero, è vero. E infatti, quindi, no, perché quindi non serve anche il routinier, serve anche quello che entra al posto di Pjanic, che Pjanic se ne fa 2 invece di 3, però tu in campionato vinci ugualmente anche senza Pjanic. Bravo. Che voglio dire, che non abbassa troppo l'asticella, altrimenti come esatto, te ne manca uno va in sofferenza. Che non è forte come il Pjanic di turno, ma certo. Che mi mantiene un livello di squadra sufficiente per battere, che so io, il Cagliari, il Sassuolo, per non l'Atalanta, crollare con insomma. Chiunque se ti mancano esatto, due persone sì, perché sennò poi siamo arrivati in Champions, però poi va tutto un po' in malora, che comincia a perdere di qua e di là. Sì, no, diventa complicato anche a livello d'umore. Vediamo un po' poi la testa come sarà gestita, ma di questo parleremo più avanti. Rinaldo, io ti ringrazio per la tua disponibilità e ci sentiamo molto molto presto, soprattutto se continuiamo a uscire tutte queste belle chiacchiere, va bene? Va bene. Buona ciao, giornata, grazie ciao, Rinaldo Boccardelli. Ciao.